dal titolo qui sotto, oggi sono qui per parlarvi di tutte le mie letture fatte nei mesi di marzo e aprile. Se siete nuovi sul canale, intanto benvenuti e faccio le mie solite premesse, ovvero che io sono solita a registrare i wrap-up bimestrali anziché mensili, perché così riesco a parlarvi di più letture. E come al solito vi ricordo che tutti i libri che vi andrò a mostrare li trovate linkati giù nell'info box se volete acquistarli tramite Amazon. I primi libri che ho letto tra marzo e aprile e di cui vi parlo sono Illumine e Gemina di Amy Kaufman e J. Christoph, che sono rispettivamente il primo e il secondo volume nella trilogia dei File di Illumine, composta anche da Obsidio, che è uscito di recente in inglese, e non preoccupatevi perché uscirà ad ottobre anche in italiano, quindi dobbiamo aspettare un altro po', ma arriverà. Nel lontano 2016, quando Illumine è uscito in italiano, io non ho voluto acquistarlo e di conseguenza leggerlo, perché ero convintissima che non mi sarebbe mai piaciuto, in quanto è scritto sotto forma di file, di mail, di chat, di immagini e simili. Ma hai fatto errore più grande nella mia vita. Infatti mi è piaciuto proprio per questo, per il suo aspetto così innovativo, particolare, originale, e questa innovazione noi la ritroviamo nelle tematiche affrontate, nella caratterizzazione dei personaggi, nello stile di scrittura. Infatti penso proprio che la collaborazione tra Amy e Jay sia super azzeccata, perché loro sono amici nella vita reale, e credo, leggendo la storia, di aver riconosciuto le parti scritte da uno piuttosto che dall'altra. E all'incontro a Venezia con zio Jay, perché ormai noi siamo amici, ci ha rivelato che l'intera storia di Illumine è nata da un sogno di Amy. Quindi, cioè, che figata ragazzi, che figata! La storia di Illumine inizia con il break up tra Ezra e Cady, i nostri protagonisti. Non è uno spoiler perché ve lo dice a pagina 1. Nello stesso momento in cui accade questa cosa, il loro pianeta, Cherenza, perché ci troviamo in un futuro post-apocalittico, viene attaccato. Quindi di conseguenza loro sono costretti a rifugiarsi su delle navicelle spaziali. Ho apprezzato moltissimo il personaggio di Cady, la nostra protagonista, perché è veramente badass, coraggiosa, forte, tosta. È effettivamente una sopravvissuta che però riesce ad andare avanti nonostante si trovi spesso e volentieri in situazioni al limite dell'assurdo. Inoltre lei è un hacker, è un genietto del computer, quindi questo mi ha un po' ricordato tutto il mio passato, il mio presente legato al genere sci-fi, che riguarda magari più che altro film e serie TV come per esempio The 100 o Code Lyoko o Legends of Tomorrow. Quindi insomma, se amate tutto ciò che ho appena citato, non potrete fare a meno di adorare anche la saga di Illumine. Prendiamoci un momento per elogiare il personaggio di Aidan, ragazzi, perché io ho bisogno che narri la mia vita in voice over e mi costringa a fare le scelte sbagliate, perché come voglio Meredith Grey per quelle giuste, Aidan mi porterebbe a compiere quelle sbagliate, quindi farebbero un po' tipo Angioletto Diavoletto delle Foglie dell'Imperatore, per capirci. Inoltre mi sento in dovere di ringraziare zio Jay ed Amy per avermi permesso di uscire da quel circolo vizioso di Instalove in cui ero caduta nei primi 2 mesi del 2018, perché adesso ragazzi io voglio soltanto leggere di persone che si lasciano ma vorrebbero tornare insieme. Infatti trovo che zio Jay ed Amy siano stati abilissimi nel trasmetterci il sentimento, l'amore che univa Cady ed Ezra prima dell'attacco a Cherenza, nonostante noi non li conoscessimo in quel momento. Due avvertenze prima di cominciare questa serie, ragazzi. Uno, non vi affezionate a nessuno, perché chiunque può morire, e questo è tutto merito dell'hashtag di zio Jay, ovvero stab stab stab. Se lo seguite su Instagram sapete perché. E due, non vi preoccupate se non capite tutti i riferimenti medici, tecnici, scientifici, meccanici, perché tanto manco io l'ho capiti, ma io sono stella delle Wings in questo, e quindi come dice lei, chi detta moda non si fa prestare mai lo smalto. Poi in realtà possiamo parlare anche brevemente di Gemina, perché nonostante sia il secondo volume della trilogia, è più che altro una companion novel, infatti è ambientato dopo gli eventi di Illumine, però i personaggi sono altri. Ma non temete, perché come succede anche per dire nelle Cronache Lunari, le storie a un certo punto si intrecciano, quindi rivedrete anche i personaggi di Illumine. E parlando proprio di personaggi, io non pensavo di potermi affezionare a questi nuovi, perché all'inizio sembrano un po' i classici stereotipati. Per esempio vediamo Anna, che è un po' la classica figlia di papà ricca e viziata, e poi c'è Nick, che è il cattivo ragazzo, il teppistello di turno, ma in realtà poi scopriamo che sono molto di più. Infatti anche il personaggio di Anna mi è piaciuto moltissimo, al pari di Cady non posso scegliere tra le due, perché lei ha dimostrato che non importa se indossi una tutina all'ultima moda o se stai combattendo senza gravità, puoi comunque essere l'eroina della tua storia. E poi vabbè, mi sono innamorata di Nick per due motivi. Uno, perché è russo, quindi insomma, Anastasia, quei sentimenti non se ne andranno mai. E due, perché gli autori hanno
confermato in un tweet che se lo immaginano come Bellamy Blake di The 100, quindi capite bene che per me era la stessa cosa. Anna era Clark, quindi vi prego, autori di The 100, prendete esempio da questo libro perché ne vale la pena. Infatti credo che Gemina mi sia piaciuto anche di più di Illuminé, perché ci sono molti più colpi di scena, c'è molta più azione, però in generale mi sento di dire che ho dato 5 stelline ad entrambi e so già che questa serie rientrerà tra le mie preferite del 2018 e della vita, quindi aspettatevi che io ve ne parli per tutto il resto dell'anno. Poi il prossimo libro che ho letto in questi mesi di cui vi parlo è Ti ho trovato tra le stelle di Francesca Zappia, che in inglese è Eliza and Her Monsters. Parlare di questo libro in realtà per me è molto difficile perché mi ha riguardato da vicino, però ci proveremo lo stesso. Ti ho trovato tra le stelle è uno standalone che si concentra sulla vita di Eliza, un'adolescente che si trova all'ultimo anno di liceo e che conduce letteralmente una doppia vita, perché online lei è Leti Constellation, l'autrice di un famosissimo fumetto che si intitola Mare di Mostri e che chiunque ama, legge e segue. Però la cosa curiosa è che nessuno conosce la sua vera identità e questo segreto rappresenta un po' il punto di forza ma anche la debolezza di Eliza, e noi lo vediamo durante tutto il corso del romanzo. Infatti è stato molto interessante seguire il suo percorso e vedere come lei effettivamente abbia il meglio dei due mondi, citando Anna Montana. Ma comunque io ci terrei a concentrarmi sulle tematiche più importanti del romanzo e soprattutto quelle che ricordo, perché anche questo non è da escludere. L'ansia funge un po' da sfondo, da colonna sonora, da cornice durante tutto il corso del romanzo e percepiamo sin da subito che Eliza ne soffre per alcuni suoi comportamenti e per eventi specifici che si verificano all'interno del libro, di cui non posso parlarvi altrimenti sarebbe spoiler. E mi è piaciuto come l'autrice ha affrontato la tematica, nonostante io avrei voluto vedere un po' meglio l'aspetto della terapia e della ripresa, perché credo che quando si ha un problema, che sia fisico o mentale come nel caso dell'ansia, c'è sempre un po' la fase della negazione. Il rapporto genitori-figli, anche questo focale dell'intero romanzo. Infatti vediamo come l'autrice non li esalta, non li idealizza, ma non li scredita nemmeno, anzi li rappresenta come dei semplici esseri umani che come tutti possono commettere degli errori. E vediamo anche come sia Eliza che Wallace si rapportano con questo. Wallace è il protagonista maschile del nostro romanzo ed egli stesso afferma che una volta che ti rendi conto che i tuoi genitori non sono supereroi e che possono sbagliare, cambia tutto. Secondo me è vero fino a un certo punto, nel senso che sì, inevitabilmente un minimo il rapporto cambia, ma come tutti i rapporti della nostra vita che si evolvono. Naturalmente la vita online e offline. Io mi trovo d'accordo con il messaggio che l'autrice voleva trasmettere, ovvero che una cosa non esclude l'altra e deve esserci un equilibrio. E penso che arrivati nel 2018 tutti dovrebbero condividere questa idea, ma purtroppo non è così. Infatti per esempio vediamo che i genitori di Eliza non comprendono perché lei sia sempre attaccata a quel telefono o al computer a parlare con persone che vivono a chilometri di distanza da lei, e loro le ripetono più volte che quelli non sono veri amici perché non li vede tutti i giorni. E ovviamente io non sono d'accordo, perché come vedete e sapete io ho conosciuto i miei migliori amici tramite YouTube, quindi non è assolutamente vero, quello che c'è online può diventare anche qualcosa offline, al di fuori, nella vita vera. Ed infine, per ultimo ma non per importanza, la privacy e il rispetto. Io condivido assolutamente la scelta di Eliza nel non voler uscire allo scoperto, nel non voler rivelare la propria identità a tutto il mondo, perché spesso accade a tutte noi persone che abbiamo un minimo di visibilità qui su YouTube, su Instagram, quindi dagli YouTuber agli influencer, agli Instagrammer, eccetera eccetera, insomma l'accezione più ampia di questo significato, che le persone ci percepiscono come facilmente raggiungibili e quindi chiedono cose spesso fuori luogo, comunque senza educazione, un minimo di privacy e di rispetto, che ti lasciano letteralmente destabilizzata. Trovo che Francesca Zappia sia stata abilissima nel rappresentare la società di oggi in cui noi giovani viviamo, nel bene e nel male. Quindi inutile dire che ho dato 5 stelline al romanzo, perché comunque mi ha ricordato chi ero soltanto un anno fa, chi sono adesso, chi potrei essere nel mio futuro. Ok ragazzi, è arrivato quel momento del video, perché sì, nei mesi di marzo e aprile ho letto anche tutta la Grisha Trilogy di Leigh Bardugo. Infatti adesso vi sto mostrando il primo per una questione di comodità, però sappiate che i miei pareri poi si riferiscono più o meno a tutta la serie. Generalmente io non mi soffermo mai sulla data di pubblicazione di un determinato libro, però in questo caso sì, perché è pertinente con quello che vi andrò a dire. Infatti la Grisha Trilogy è stata pubblicata tra il 2012 e il 2014 e non so se voi c'eravate, io sì, era un momento in cui il panorama Young Adult si stava sviluppando e non era assolutamente tutto quello che è oggi. Quindi questa
questa serie soffro un po' di quelle pecche, di errori, tra virgolette, di quel periodo. Però al tempo stesso credo che Libardugo sia stata molto abile, perché sotto alcuni aspetti ci ha visto molto lungo. E adesso ne parliamo. La Grisha Trilogy innanzitutto è ambientata in un universo fittizio che ricorda molto la nostra Russia zarista, io già ero innamorata da qui, e la nostra protagonista Alina scopre di essere lei stessa una Grisha, ovvero di avere dei poteri legati alla natura, agli elementi, perché i Grisha hanno questa caratteristica. E lei in particolare scopre di avere un potere che non si vedeva in giro da un po' di tempo. Innanzitutto penso che Libardugo ci abbia visto molto lungo per quanto riguarda l'ambientazione e il world building, perché difficilmente ho trovato universi fittizi costruiti così bene come il Grishaverse. La caratterizzazione del cattivo della storia, ovvero The Darkling. Inutile dire che sì, ragazzi, anch'io sono caduta in balia del suo fascino, perché ogni volta che lui compariva in scena io ero tipo: prendimi, sceglimi, amami e fatti me. Ma comunque, a parte gli scherzi, Libardugo ci ha visto lungo, perché se ci pensate, ad oggi è normale affezionarsi a un personaggio psicopatico, all'epoca non lo era. Naturalmente un altro aspetto che ho apprezzato moltissimo è quello che riguarda il fantasy, la mitologia, perché l'ho trovato decisamente originale, mi è piaciuto conoscere tutto ciò che riguarda i poteri dei Grisha, che hanno a che fare con la piccola scienza, con gli elementi. Adesso però, ahimè, passiamo a tutto quello che non mi è piaciuto dell'intera trilogia. In primis Alina, la protagonista, io non l'ho tollerata minimamente, in particolare in questo primo volume, perché lei è la classica protagonista 2012-2014 che si sminuisce, che non ha una personalità, che non mette in chiaro quando qualcosa non le sta bene, però tutti la amano. E boh, voglio a capire. C'è da dire che il suo personaggio migliora leggermente nel secondo volume, e l'ho riconosciuto, che un minimo di character development c'è, però il suo percorso rimane in generale del tutto incoerente, perché lei arriva a un punto nel secondo volume e poi nel terzo tutte queste certezze vengono stravolte, buttate al vento. Non tiene sentito la vita, non tiene sentito, come afferma Nietzsche. Però somos nosotros los que les damos un sentido. Però a chi non hai sentito? Perché a chi no... Ma soprattutto, quello che io non ho tollerato all'interno di questa trilogia è la relazione malata, morbosa e tossica che si instaura tra due personaggi. Non vi dirò quali, perché potrebbe essere spoiler se non avete mai letto la Grisha Trilogy, se non sapete chi sono i personaggi. Per farvi capire, siamo più o meno ai livelli di Tamlin e Feyre di Akotar. Questa cosa io non l'ho potuta condividere, perché ok che è una serie datata, tra virgolette, però per come la vedo io è comunque un messaggio sbagliatissimo da trasmettere ai tuoi lettori. La persona che ti ama non può tarparti le ali, la persona che ti ama non ti va sempre contro perché a lei o a lui non va bene. Se stai con una persona c'è sempre un compromesso. Mi ha dato un fastidio fisico questa cosa, ragazzi, non avete idea. In generale comunque penso che il mio preferito in assoluto sia il secondo, ovvero Season Storm, perché la mitologia del Grishaverse viene approfondita ulteriormente, anche il mondo lo conosciamo molto meglio, arrivano dei personaggi secondari che sono meravigliosi, tra cui Nikolai, che si conferma come il mio personaggio preferito di tutta la trilogia, e infatti non vedo l'ora di rivederlo anche nella duologia di Six of Crows e Crooked Kingdom e nella sua serie, perché Libardugo ha annunciato che ci sarà una serie solo su Nikolai, quindi io non vedo l'ora. E poi sì, ci sono moltissime altre cose da dire sulla Grisha Trilogy, però concluderò il mio discorso parlandovi del livello della lingua, perché so che me lo chiederete. Io l'ho letta tutta in spagnolo e, contrariamente a tutti i pareri che avevo sentito in giro, non ho trovato lo stile di scrittura di Libardugo così complicato come mi aspettavo. Lo catalogo forse leggermente più difficile di The Young Elites, ma perché ci sono molti termini in russo che fanno riferimento sia alla mitologia che ai vari ruoli che i Grisha hanno, ma non preoccupatevi, perché poi comunque vengono tradotti a un livello intermedio, medio-alto, se così vogliamo dirlo. Però fidatevi che ho letto libri molto più difficili, tipo Stranger Dreamer di Lady Taylor, per dirne una. Quindi in generale io ho dato 4 stelline a tutta la trilogia, nonostante le pecche e gli errori che ho riscontrato, quindi io vi invito a leggerla, ve la consiglio, però leggetela con una visione critica della cosa e prendetela più che altro come qualcosa di propedeutico per poi leggere la duologia di Six of Crows. Quindi è come quando devi fare la prova scritta e poi l'esame orale, cioè così, prendetelo così. Ed infine l'ultimo libro di cui parliamo è Warcross di Mary Lou, che è rispettivamente il primo volume in una duologia composta anche
anche da Wildcard, che uscirà in inglese a settembre di quest'anno, quindi io ipotizzo all'inizio dell'anno prossimo in italiano. Warcross è la storia di Emika Chen, una ragazza che in seguito alla morte del padre si ritrova coperta di debiti da saldare e per farlo diventa una cacciatrice di taglie, in particolare grazie alla sua abilità di hacker. Durante la partita inaugurale del campionato di Warcross, un videogioco che tutti conoscono, Emika si intrufola nel gioco, viene beccata e da lì la sua vita cambia in una maniera che lei non si aspettava minimamente. Mi è piaciuto moltissimo, Mary Lou si riconferma come una delle mie scrittrici preferite perché riesce a reinventarsi sempre a seconda del genere di cui scrive. Infatti passa da romanzi ai fantasy, come nel caso di The Young Elites, a romanzi sci-fi, come nel caso di Warcross, con una naturalezza disarmante. Infatti qui emerge tutto il suo lato da designer di videogiochi e anche amante, io credo, perché era il lavoro che prima faceva o fa ancora, non lo so. Ho apprezzato moltissimo l'ambientazione perché Tokyo, con la sua modernità, è il luogo perfetto per raccontare questa storia. Il confine tra realtà e finzione è veramente sottile, infatti non vi nego che vorrei tantissimo partecipare a una partita di Warcross o semplicemente indossare quelle lenti a contatto e vedere la realtà aumentata. Come spesso accade in tutti i romanzi di Mary Lou, anche qui c'è moltissima rappresentazione e questo mi ha fatto solo che piacere perché abbiamo un cast variegato a livello di orientamento sessuale, di etnia, anche di disabilità fisiche, e questo è molto importante nel 2018, lo ripeto sempre, però arrivati a questo punto, soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo, avere così tanta rappresentazione nei romanzi young adult per ragazzi è fondamentale perché tutti, veramente tutti, riescono a sentirsi identificati. Nonostante tutte queste belle parole però, ho dato 4 stelline e non 5 al romanzo, vi lascio 3 secondi per capire perché. Sì, perché c'è Lisa Love! Ma al di là di questo non mi hanno convinto altri aspetti, come per esempio la caratterizzazione dei personaggi secondari, che è pressoché assente, e soprattutto io avevo individuato l'identità di Zero a metà romanzo. Ma per il resto è un libro che io vi straconsiglio. Ebbene sì, Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro wrap up. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia fatto passare un buon momento, e adesso tocca a voi, fatemi sapere qui sotto con un commentino quali sono state le vostre letture di marzo e aprile, perché sono un sacco curiosa di saperlo. E per il resto niente, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box se già non lo fate, perché seguirmi sui social è una cosa molto molto importante. Quindi non Dreamers, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo sabato, non venerdì, perché è un video in collaborazione, con il prossimo video. Bye!